Quando le veline di una procura valgono più delle sentenze di una Cassazione, perché qualcuno fa il pool di giornalisti che di fatto diventa la Gazzetta delle procure, questo tema riguarda anche il mondo dell'informazione. Non è pensabile che notizie prive di rilievo penale vengano pubblicate in prima pagina e trafiletti siano destinati e dedicati a ciò che cambia la vita dei processi con le sentenze della Cassazione. Non sempre ciò che è virale è vero. Allora, Peter, che dici? Ma io credo che Renzi approfitti nelle sue ricostruzioni dell'ignoranza legittima di gran parte dei cittadini e anche dei parlamentari sul funzionamento di un processo penale e di un'inchiesta penale. Per esempio, quando lui diceva non è possibile che vengano pubblicate in prima pagina documenti senza rilevanza penale, dice una cosa forte. Ma allora la domanda che dobbiamo farci è: cos'è che ha rilevanza penale? Beh, in un processo lo decide il giudice, che ammette o non ammette quelle che possono essere elementi di prova. Lui si riferiva a una lettera in cui suo padre diceva quello che diceva su una serie di amici, ma in cui parlava anche lungamente dei suoi affari. E per questo il giudice ha detto: visto che parli lungamente dei tuoi affari e di alcuni tuoi ex computati, io questa lettera la metto come prova. Poi è bello andare in Parlamento e dire queste cose. Come è altrettanto brutto quello che è accaduto ieri in Parlamento, non per il risultato. Il Parlamento è sovrano, io mi inchino al Parlamento. Ma è stato brutto il dibattito, perché tutto il dibattito ruoteva sul fatto che l'articolo 68 della Costituzione dice giustamente che la corrispondenza dei parlamentari non può essere letta salvo che ci sia un provvedimento di un giudice che arrivi in precedenza, giusto? Il problema è che plurime sentenze della Corte di Cassazione da decine di anni dicono, perché anche noi, la nostra corrispondenza di noi semplici cittadini è giustamente segreta, per essere letta devono ricorrere due casi. Il primo caso è che ci sia un provvedimento che autorizza di intercettare il postino. Fermo il postino, apro la lettera. Invece, in caso di perquisizione, se le lettere me le tengo a casa, per giurisprudenza consolidata da sempre, quella non è più corrispondenza. Sono documenti, e se voi ci pensate, avete letto decine di volte a casa del mafioso tal dei tali, sì. Hanno trovato una lettera di un parlamentare, eccetera, e nessuno ha mai detto niente. Allora la discussione è giuridica. Ma tu non pensi, scusa Peter, che c'è stato del voyeurismo rispetto a telefonate private, a cose che ci hanno anche dato uno spaccato di costume terribile in alcuni casi, ma certo da qui a dire che vuoi rilevanza penale è un po' differente, o no? Quando si tratta di pubblicare questioni che riguardano amori, malattie, sesso, hai ragione. E qualche volta è accaduto, molto poco. Per il resto noi non ci occupiamo di quello. Perché non è vero, nella gran parte dei casi sui giornali non finiscono questioni, in qualche caso sì, che riguardano sesso, malattie, eccetera. Noi ci occupiamo in genere di come si comportano i potenti, perché il nostro dovere come giornalisti è quello di raccontare al grande pubblico come funziona il potere. Perché questo è il centro delle democrazie, perché come ci aveva insegnato Alexis de Tocqueville, per quanti danni possa fare la libertà di stampa, sono infinitamente superiori i benefici alla collettività. E mi dispiace che parlamentari che si dichiarano liberali non lo riescano a capire. Thomas prima citava l'uguaglianza tra i cittadini qualsiasi e i parlamentari in merito a intercettazioni e sequestri. Viene contraddetto dalla sentenza 1/2013 della Corte Costituzionale che intervenne sul caso di Giorgio Napolitano. Ovviamente Peter Gomez conosce meglio di me con la vicenda. La procura di Palermo chiedeva di entrare in possesso di intercettazioni del presidente Napolitano. Cito un esempio: nel caso Armando Siri, a me non risulta che qualcuno abbia protestato perché la procura di Milano, prima di utilizzare ciò che era nei telefonini delle conversazioni WhatsApp di Armando Siri, richiese preventivamente al Senato l'utilizzazione di quelle conversazioni. Non è che qualcuno intervenne e disse: scusate, ma potevate farlo anche senza richiesta di autorizzazione. Ieri non si è svolto un processo che è finito con l'assoluzione di Matteo Renzi. Ieri il Senato della Repubblica ha chiesto alla magistratura, al Tribunale della Legge,
cioè alla Consulta, di verificare sul conflitto di attribuzioni. Non abbiamo detto la procura non può avere quelle carte, ci cresce il sospetto che in applicazione della legge non potrebbe averlo. Decida la Corte, okay, non perfetto. Decida la politica. Ieri avete votato una relazione, questo per la cronaca, che era una relazione in cui diceva che i pubblici ministeri si sono mossi al di fuori della legge, perché questo sosteneva. Torto, ragione, non lo so, questo però avete votato. Seconda cosa che Lele, che ti voglio bene e ti stimo, ma ieri votevate su un caso diverso, cioè sono io che sono stato perquisito, trovano il mio cellulare e nel mio cellulare ci sono le chat con te. La perquisizione nel mio caso è valida. Il problema è che voi avete detto ci voleva un'autorizzazione preventiva alla perquisizione non di Lele Feano, ma di Peter Gomez. Ma come poteva qualcuno sapere che c'erano dentro le chat con Lele Piano? È una cosa che non sta né in piedi né in terra. Tu stai dicendo un'altra cosa. Ma ce lo spiega Galli. I pubblici ministeri avrebbero dovuto dire questi documenti per utilizzarli, tu Parlamento dammi l'ok. Certo, ma questo non è previsto dalla legge attuale.